Violenza sulle donne, vittime consapevoli e inconsapevoli, sintesi del mio intervento sullo stalking. Io vi parlerò dello stalking, della cosiddetta sindrome del molestatore assillante. Lo stalking è un termine che è entrato a far parte della nostra cultura, anche se è di derivazione anglosassone. Quando parliamo di stalking ci riferiamo al termine inglese che significa to stalk, al verbo inglese significa to stalk, e che ci dà l'idea di chi cammina con circospezione. O meglio ancora, l'idea di chi fa la posta, di chi è appostato. Facciamo l'esempio del cacciatore che bracca la sua preda e si apposta per poi cacciarla e quindi ucciderla. Quindi stalking deriva appunto da questa parola, ma in Italia non parliamo volgarmente di stalking, ma di atti persecutori. E la legge 38 del 2009 ha rubricato al 612 bis del codice penale appunto il reato di atti persecutori. Vorrei leggere con voi questo articolo per farvi capire di che cosa si tratta e di che cosa vi parlerò stasera. È punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni chiunque con condotte reiterate minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante grave stato di ansia o paura, ovvero nel generale un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di una persona al medesimo legata dalla relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. Poi ovviamente l'articolo continua, ma io vorrei focalizzare l'attenzione su questa parte dell'articolo. Quindi chi è lo stalker? Chi è il persecutore? Diciamolo in italiano, noi usiamo sempre termini in inglese, però in italiano proprio il persecutore è una persona che con atteggiamenti ripetuti, reiterati nel tempo, cerca di incidere negativamente, ingenerando ansia, paura, turbamento, stress, su una vittima. Quindi due sono i soggetti in questo caso che creano la tipologia dell'atto persecutorio. C'è un soggetto attivo, il persecutore, il molestatore assillante, e c'è un soggetto passivo. Lo chiamiamo soggetto passivo perché in realtà può essere ben identificato col termine forse più grave ma reale di oggetto passivo, perché l'oggetto verso cui questo molestatore assillante presta le sue attenzioni morbose, ossessive e possessive, diventa davvero una persona che si spoglia della sua libertà, della sua autonomia, della sua capacità di autodeterminarsi e quindi vive in uno stato di ansia, di paura, di terrore quotidianamente. Quello che crea il molestatore assillante è una gabbia di paura, è un inferno privato. La vittima ha questo aspetto sempre richina su se stessa, con lo sguardo sempre rivolto all'indietro, perché ha sempre paura di essere pedinata, di essere seguita, di essere molestata, perché in questo consiste l'attività dello stalker o del persecutore. Ma noi diremo, questo stalking, questo reato, è di nuova creazione? No. Esiste fin dall'origine dei tempi. E se facciamo un grosso passo all'indietro, troviamo il primo atto persecutorio nelle Metamorfosi di Ovidio e nella storia classica di Apollo e Dafne. Parliamo di una storia d'amore raccontata da Ovidio, una storia d'amore tra virgolette, perché alla fine il presupposto è questo: Eros, dio dell'amore, crea due frecce, una di piombo che crea odio in chi viene trafitta e una d'oro che fa innamorare perdutamente la persona che viene colpita. Apollo viene colpito dalla freccia d'oro, SMS, anche contatti sui social network, post offensivi nei confronti della vittima, anche veicolare attraverso Facebook, WhatsApp e social immagini private di questa persona che viene spogliata totalmente capacità di autodeterminarsi. Quindi che cosa fa la vittima? Inizia a modificare le sue abitudini di vita. Se prima usciva regolarmente tutti i giorni, adesso inizia a uscire di meno. Se prima andava in palestra 2 volte a settimana,
parlarci più. Quindi nella vittima si crea uno stato d'ansia, di turbamento così forte che la vittima inizia a vedere la sua vita come una sorta di inferno privato, dove il molestatore la circoscrive. Quali sono le possibilità per la vittima di liberarsi da questa mossa ossessiva e possessiva? Ci sono due strade, una strada che è quella adottata dai psicologi e dai psicoterapeuti, che è quella di capire innanzitutto, avere coscienza del problema, perché molto spesso alcuni atteggiamenti dei molestatori vengono scambiati per atteggiamenti di passione, di romanticismo, di corteggiamento, ma così non sono. Quindi la prima cosa è avere consapevolezza di quello che sta succedendo, verificare quello che sta accadendo e se quella cosa che sta accadendo, questo corteggiamento, diventa un momento di crisi personale, dell'identità della persona, allora bisogna capire che bisogna liberarsi. Nelle risposte da dare al molestatore bisogna essere fermi, bisogna essere precisi. Una risposta dubbiosa dà la possibilità al molestatore di ricominciare da capo. Si potrebbe anche avere, così come dicono gli psicologi, il buon senso di non, per esempio, uscire da sole di notte o andare in luoghi desolati, però tutte queste attività, ricordiamole, sono una costrizione, una limitazione della libertà personale e quindi incidono anche sulla vita, sulla capacità relazionale della vittima. Perché la vittima deve essere limitata in questi atteggiamenti quando può vivere una vita normale? Allora che cosa si fa? Ci si rivolge alla magistratura, alle autorità competenti, perché lo stalking è un reato perseguibile a querela di parte. Ovviamente la querela non è necessaria quando è compiuto nei confronti di minori o persone con disabilità, si agisce in ufficio. Allora che cosa si fa? Quando si propone la querela può essere revocata in sede processuale, quindi si fa una denuncia alle autorità competenti, può essere revocata in sede, rimessa in sede processuale, ma quando la minaccia o la molestia è fatta con armi o con minacce gravi non è più revocabile, diventa irrevocabile. Io voglio sintetizzarvi un po' tutta la caratteristica strutturale del reato dello stalking, perché parlarne in maniera precisa e puntuale forse sarebbe non ideale in questa sede. Vorrei darvi dei principi generali giusto per capire di che cosa stiamo parlando, perché è davvero un reato che incide sulla soggettività della donna in particolar modo, ma non solo della donna, perché molto spesso stalker è anche la donna che perseguita il suo ex oppure viene rifiutata dal suo ex compagno. Quindi abbiamo delle tipologie di molestatori, abbiamo il risentito, un ex che è stato rifiutato, abbiamo il corteggiatore impacciato, una persona che vuole intrecciare una relazione affettuosa o d'amore con una donna ma non riesce a esprimere al meglio la sua potenzialità, diciamo così, detta romantica. Poi c'è il rifiutato, la persona che si sente in obbligo di fare del male perché sente di aver subito un torto e questo gli dà la legittimazione a fare di tutto, anche a uccidere la donna. C'è poi quello che è spinto dal desiderio della pulsione sessuale, che forse è quello più pericoloso, l'erotomane, il molestatore che è spinto sostanzialmente da una pulsione, un'attrazione, diciamo, di carattere esclusivamente materiale e sessuale. In questo caso più la vittima si ritrae, così come avveniva per Daphne con Apollo, più il desiderio esponenzialmente cresce. Allora che cosa si può fare prima di arrivare alla denuncia, alla querela? Ci sono delle alternative, la nuova legge sul femminicidio dà delle alternative. C'è la possibilità, per esempio, di richiedere un ammonimento al questore. Che cosa succede? La vittima, presunta, diciamo vittima, ovviamente si tratta sempre di una fase precautelare, va dal questore e espone i fatti per cui si ritiene vittima di uno stalker, di un atto persecutorio. Ovviamente per esserci lo stalking ci devono essere questi atti reiterati nel tempo, sono sufficienti anche quei atti,
lei legata ad un caso. Che cosa succede? Che la vittima fa questa denuncia al questore e il questore, in una seconda fase, chiama l'autore presunto di tale molestia e assume delle sommarie informazioni, assume anche delle testimonianze e può fare due cose: o rigettare l'istanza o accogliere e ammonire il soggetto persecutore dicendogli di non continuare nella reiterazione di queste attività, altrimenti si procederà d'ufficio per la relativa instaurazione del processo per lo stalking. E nel caso in cui il soggetto non si astenga da compiere questi atti, quindi continui questa attività, che cosa succede? Che se verrà dichiarato colpevole all'interno del processo, ci sarà un aumento, quindi un aggravamento della pena prevista normalmente. Un'altra possibilità è la possibilità di chiedere un divieto di avvicinamento o di allontanamento dalla residenza, per esempio familiare, oppure non avvicinarsi a una determinata distanza. Sono delle misure ovviamente coercitive che devono essere valutate dal giudice in sede di prescrizione e quindi contemperando gli equilibri sia tra l'esigenza di tutela della vittima e l'esigenza di non circoscrivere troppo e di stringere troppo l'ambito di azione di questo soggetto che, diciamo, ancora non è sotto processo. Ovviamente si tratta di caratteristiche indiziarie, quindi presumibilmente queste attività ci saranno quando c'è il fondato timore e il fondato sospetto che queste sono astrattamente creano astrattamente la possibilità che il reato si prefiguri. Quando abbiamo parlato dello stalking, abbiamo parlato della metamorfosi dell'amore, ovviamente non in tutti i casi è così. Parlare di amore e della metamorfosi è qualcosa che va al di là forse anche dell'umana percezione, perché non ci si pensa mai che un amore possa portare alla distruzione di un'altra persona, ma l'amore può essere ovviamente caratterizzato da questa tossicità, l'amore può uccidere, l'amore può far male, e quindi sta alla donna o alla vittima, perché ovviamente abbiamo detto che non è sempre una donna, di riuscire a capire il problema prima che sia troppo tardi. L'ultima parola destinata è l'amore. Noi veniamo da una cultura, la cultura classica, che dalla Mesopotamia attraverso la Grecia e Roma giunge fino ai nostri, nella quale questo termine assume con chiarezza delle diverse connotazioni, perché Eros, ci facciamo riferimento al greco che è una lingua che ci ha strutturato come civiltà occidentale, Eros è esattamente quella pulsione che c'è poco da fare, ha a che fare con la istintività, e noi sappiamo bene essere sottoposti a due istinti fondamentali, che sono l'istinto della sussistenza, appunto nutrirsi, avere cura di sé, e l'istinto di sopravvivenza della specie, al quale sovrintende la sessualità. Ora, viene chiamato amore Eros, ma in fondo che tipo di amore? Viene chiamato amore anche quello che è della simpatia. Stranamente questo termine dalla lingua greca, la filia, è diventato un termine anglosassone ma non italiano, to feel, da cui fili, no? Questa simpatia, però anche la simpatia, sappiamo benissimo che può da un momento all'altro essere assolutamente sostituita da antipatia, via di questo passo. Ed ecco allora che il termine che tutto risolve in qualche modo, che è stato assunto poi dal cristianesimo ma di origine greca, ha a che fare con agape. Voi sapete, ogni tanto noi diciamo ci sarà una agape fraterna, per dire andiamo a finire a tavola, a condividere, no? Con una cena, con un pranzo, un momento di convivialità. Però quella convivialità che un tempo non era la convivialità tout court, no, era la convivialità del mangiare, ma del discutere, del trattare, del condividere, no? Sentimenti, e agapao, esattamente il termine con il quale il cristianesimo traduce questo termine amore. L'amore cristiano è quello di agape, agapao, dunque l'amore del volere il bene dell'altro. E difatti poi anche nel nostro
quando succede quando accade il matrimonio, quell'espressione, io prendo te, accolgo te come mio sposo, come mia sposa, permetto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita, pure quelli brutti, capite bene che veramente anche il nostro ordinamento da questo punto di vista ha recepito questa. Bene, allora la dottoressa procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Napoli, dottoressa Maria De Lutzenberger, che parlerà di violenza in casa.